Mister Gianluca De Vico, vice allenatore del Notaresco, mister De Patre è ancora un po' arrabbiato per tutto quello che è successo, soprattutto per quel gol non gol nel primo tempo che anche rivedendolo noi, ecco, una prima visione delle immagini non si capisce, anche se in realtà si capisce che la palla almeno in parte è entrata, c'è cioè da capire se è entrata tutta e poi anche il fuorigioco successivo. Sì, anch'io dalla mia posizione era non facile, però la sensazione che abbia toccato la parte interna del palo, e quindi io capisco che non avendo la tecnologia, insomma, che li può aiutare come nelle categorie superiori, però insomma, essendo in linea si può capire, insomma, il nostro mister in quel momento giustamente ha avuto un momento di difficoltà, ma penso che è giustificabile, sinceramente, andavamo in vantaggio, poteva essere una partita un pochettino diversa, poi si è messa un po' in salita. Però dobbiamo fare i complimenti, secondo me, a questi ragazzi che comunque hanno dato tutto. Infatti il tifo di Notaresco lo ha dimostrato con gli applausi. Sappiamo il campionato che dobbiamo fare, ogni punto valerà doppio, non abbiamo paura di farlo. Abbiamo alternato cose buone a cose meno buone, però la strada che il mister sta dando, secondo me, è la strada giusta. I primi 70 metri abbiamo fatto anche bene, forse gli ultimi 20-30 possiamo migliorare ancora, considerando anche, insomma, la squadra in allestimento. Speriamo di completarla, però un bravo ai ragazzi. Infatti, squadre in allestimento, ma non solo, anche assenze importanti come per esempio quella di Grauberi, e quindi lo stesso Forcini che ancora è appena arrivato, quindi ancora non entra negli schemi, è partito dalla panchina. E per il resto, come diceva lei, gara molto combattuta col Notaresco che ha avuto il pallino del gioco per la maggior parte del tempo, ci ha provato, il Senigallia è stato bravo a coprirsi dietro, a non lasciare spazio, come diceva lei, negli ultimi 20 metri e poi al 95esimo quella super parata di Sciba. Sì, sono contento per Sciba perché ci voleva anche questo intervento, no? Per avere il morale giusto. Hai detto bene, il Senigallia ha tenuto botta nel momento in cui deve tenere a botta e poi alla fine ha provato a tirare due palloni un po' in aria per metterci in difficoltà. Però ok, mancava qualche giocatore importante, hai fatto bene a dirlo, però mi fa piacere sottolineare chi è entrato, anche Forcini che insomma è del posto, è un Notareschino d'occhio e noi siamo contenti che oggi ha fatto l'esordio, siamo convinti che settimana per settimana nel reparto offensivo ci potrà dare anche lui una mano, c'è bisogno da parte di tutti i ragazzi veramente l'impegno, ripeto, sappiamo qual è il nostro obiettivo, ma siamo anche fiduciosi se questo è l'attaccamento che abbiamo su ogni pallone. Mister, quest'oggi è una partita combattuta, un 2-2 un po' scoppiettante, ecco, le due squadre sono un po' più alte in campo, è stata una bella partita, diciamo, in cui gli attacchi forse hanno prevalso, le difese hanno prevalso sugli attacchi, anche se sono stati 4 gol, però l'aspetto più importante, ecco, è tutto il contorno, ciò che è successo a Senigallia, non è stato semplice quest'oggi scendere in campo e allenarsi i giorni scorsi. No, questo no. Diciamo, parliamo dell'aspetto tecnico della partita, no? Perché alla fine poi siamo qui a commentare questo. Credo che il pareggio sia un risultato sicuramente giusto. Da parte nostra sicuramente potevamo fare qualcosa di meglio in fase difensiva. Diciamo che le situazioni che ci hanno portato al gol sul rigore e anche, se vogliamo, anche all'infortunio del portiere del primo tempo che poteva costarci caro. Diciamo che dietro potevamo fare qualcosina meglio, però contro avevamo una squadra che comunque si muoveva tanto, che aveva tanti modi per poterci far male. Diciamo che è stata secondo me una bella battaglia, anche in mezzo al campo, fatta di tanti duelli. Sicuramente il campo non aiutava né l'una né l'altra squadra ad una qualità di manovra, soprattutto perché dopo un po' diventa difficile mantenere il possesso palla sia per noi che per loro, perché comunque il campo era non in perfette condizioni. Questo ha creato una partita sicuramente molto maschia, molto, molto combattuta, assolutamente corretta. Io credo che anche da parte dei nostri avversari posso sicuramente dire che sono stati perfetti in campo, ci siamo dati battaglia con grande lealtà e alla fine è un punto che portiamo a casa ben volentieri.